Per il PRI Italia abbiamo Riccardo Cavallero, direttore generale di LibriTrade del gruppo Mondadori. Volevamo chiedere qual è secondo lei il rapporto tra l'editoria e i media digitali. Ma il rapporto è continuo, i media digitali stanno rivoluzionando il nostro modo di lavorare, sia da un punto di vista distributivo, quindi le piattaforme distributive digitali, quelle note a tutti, quelle che distribuiscono l'ebook, ma quello che cambia soprattutto è il rapporto con il lettore, un rapporto che oggi è diretto, è un rapporto perlomeno alla pari, io direi che il sopravvento però lo ha il lettore, quindi questo porta sicuramente a cambiare il nostro modo di raccogliere le informazioni, di capire le tendenze che sono molto più veloci, in un'evoluzione molto più rapida rispetto al passato. E qual è la sua opinione dell'utilizzo di web serie per promuovere prodotti editoriali? L'impatto è stato altissimo, lo stiamo sperimentando in questi giorni, tutti gli strumenti digitali, non solo le web series, anche le cose più banali come Twitter. Una settimana fa abbiamo lanciato Ken Follett, uno dei prodotti più tradizionali che si possano trovare, l'abbiamo lanciato lanciando un hashtag che era Follett Day, abbiamo raggiunto circa 1 milione di tweet, di cui la metà più o meno arrivavano dal Brasile, quindi è un effetto che andava al di là delle barriere nazionali. Oggi è impensabile sottovalutare l'impatto dei social media, delle web series, ed è anche per questo, per andare in questa direzione, ad esempio, che abbiamo acquistato 6 mesi fa ormai Anobi, che è una piattaforma di lettura, di forti lettori che si scambiano opinioni. Tutto questo per cercare di capire quali sono le tendenze evolutive sul mercato in questo momento. Quindi secondo lei questi nuovi mezzi di comunicazione sono un'opportunità oppure si rischia di creare un conflitto? No, sono assolutamente una fantastica opportunità, sono divertentissimi, come tutte le cose nuove bisogna imparare ad utilizzarli, e per imparare ad utilizzarli bisogna assolutamente soprassedere e disintegrare il modo di comunicazione che avevamo precedentemente, perché le vecchie regole di comunicazione, le vecchie regole di contatto con i tuoi lettori non valgono più nulla ed è sbagliato cercare di trasportarle allo stesso modo. Le vecchie regole erano basate su un predominio dell'editore verso il lettore, oggi comunichiamo con un lettore che di fatto controlla gli editori.